È una situazione che bisogna vedere, metterò tutto sul sito giorno per vedere i soldi che voi cacciate e che paghiamo questi dipendenti che cosa fanno. Non so se è chiaro. Io passo e spasso dove sta via Diaz, ci sta la Fiorini, ci stanno poche cose e ci stanno tre macchine, ma al di là del commercio. È possibile che una persona anziana che deve andare in chiesa ci sta la macchina? E scusa, qualcuno mi domanda, Vigio, dove si fa casino? Dobbiamo fare casino, dobbiamo vigilare affinché realmente questi facciano il proprio dovere e non le stupidaggini e poi vengono appoggiati da certa stampa che si definiscono tale e che sono desiderati. Ma siamo o non siamo stampa? Mi scusi, ma siamo o non siamo? Lei mi sta nominando continuamente. Allora, ma siamo o non siamo stampa? Ma lei vuole la polemica? Ma abbi pazienza, cioè lei mi sta continuando, le luci l'abbiamo detto noi, tutte i vigili l'abbiamo detto noi, noi non difendiamo i vigili, noi difendiamo la legalità. Ma mi sta provocando continuamente. È che il comune di Calvizzano, i cittadini di Calvizzano contribuiscono con le tasse e certo. I dipendenti pigliano i soldi certo. Perché questi signori li pagano e loro certo. Devono fare il loro dovere. Sono d'accordo al 100%. Devono stare per strada, li paghiamo per stare per strada, per fare le multe o per mantenere un certo grado di sicurezza. E questo in un paese civile e legale. Questo è, e questo farò. Al di là di questa situazione che poco ci interessa. Quindi questa è una situazione commerciale, caro Zito. Quindi qualsiasi cosa sto a disposizione, le abbiamo per tutti. Un sindaco non può fare tutto. C'è un altro signore, mi chiede, sindaco, ma gentilmente le macchine corrono, dobbiamo mettere i tossi, dobbiamo fare le cose. Noi sappiamo.